Eccoci di nuovo in cucina. Oggi è un giorno speciale perché è il compleanno di mio marito. A lui piace tanto le fragole, banane e panna. Allora oggi vi farò una bella mimosa con questi ingredienti. Prendiamo 5 uova, un cucchiaino di estratto di vaniglia, una bustina di lievito per dolci, mezzo bicchiere di olio di girasole, un limone, 150 g di zucchero e 160 g di farina. Andiamo a separare i tuorli dagli albumi. Montiamo le chiare a neve con un pizzico di sale. Abbiamo lavato le mani bene dopo aver toccato il guscio dell'uovo. Adesso prendiamo i tuorli, ci mettiamo lo zucchero e li montiamo finché diventino un po' bianchi. Ora andiamo a mettere la buccia del limone grattugiato. Mettiamo anche un po' di estratto di vaniglia. Cucchiaino scarso. Mettiamo anche l'olio e continuiamo a frullare. Adesso mettiamo un po' di farina. Pareggiamo un po'. Facciamo raffreddare 5-10 minuti. L'ho piantata dentro il disco, il cuore. Adesso lo facciamo raffreddare un pochino e togliamo l'eccesso fuori. Poi lo mettiamo nel frigorifero a freddare bene. Prendiamo 700-800 g di fragole. Lasciamo da parte 10-12 per fare le guarnizioni, quelle più o meno della stessa grandezza, e il resto laviamo bene e facciamo un tappezzetto. Allora, la torta si è freddata, adesso andiamo a tagliare la parte più in alto possibile. Togliamo il cappello praticamente. Adesso posizioniamo la torta sul piatto di portata.
Quindi poi dopo non si tocca più da qua. Cominciamo a svuotarla. Lasciamo un bordo all'esterno e togliamo la mollica. Adesso montiamo 300 ml di panna. Io ho usato quella vegetale che è già zuccherata, se no prendete quella normale, la panna fresca di latte, e ci mettete 2-3 cucchiai di zucchero a velo. Adesso io aggiungo 250 g di mascarpone. Adesso mettiamo 3 cucchiai di zucchero nelle fragole, poi a vostro piacere se vi piacciono meno dolci, più dolci. Mischiamo bene. E andiamo a mettere dentro la torta. Adesso mettiamo una parte della panna e del mascarpone. La spianiamo bene. Adesso prendiamo una banana abbastanza matura, la facciamo a fettine e ci mettiamo il succo del limone e 2 cucchiai di zucchero. Lo zucchero si è sciolto bene, adesso facciamo uno strato sopra di banana. Adesso mettiamo il coperchio girato così assorbe bene. E col sughetto del banane, limone e zucchero ci ho messo 2 cucchiai di acqua tiepida. L'ho sciolto e ci bagniamo. Adesso ricopriamo tutto con la panna e il mascarpone. Adesso con le molliche interne del pan di Spagna facciamo tutti i cubettini e andiamo a mettere sopra la torta. Facciamo una mimosa. Facciamo ancora, Attaccarla sul fianco, bricioliamo le mollichine, con la spatolina e andiamo a attaccare così, pigiamo un po'. Facciamo sciogliere anche del cioccolato fondente, 2-3 quadretti sempre. Ora andiamo a scrivere sul cuore auguri con uno stuzzicadenti, che si fa meglio, poi ci vuole la mano ferma. Ho messo delle fettine di fragole a formare dei fiori e sopra ho colato un po' di cioccolato bianco. Ora lo mettiamo in frigo e lo facciamo riposare per qualche ora. Una spolveratina di zucchero a velo non ci sta mai male. Che dite, sarà contento? Vi farò una bella sorpresa? Penso di sì. Se vi è piaciuta questa ricetta, mi raccomando, lasciate un like
oppure iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Potete anche condividere sul vostro profilo Facebook o Instagram per farmi un po' di pubblicità. Grazie, ciao a tutti, alla prossima!